merde en leur détruisant bien le cerveau. Buongiorno e bentornati sul notiziario di Studio 28 TV. Ecco i titoli di questo numero. NID, la piattaforma della danza italiana, luci e ombre di questa prima esperienza pugliese. Viva Performance Lab, un progetto internazionale per ridare vita alla scena culturale di Cosenza. Notizie dall'Europa. L'Erasmus ha ancora fondi? Quando si deciderà il finanziamento per il programma Creative Europe? L'Ungheria nel mirino della Commissione Europea. Le opportunità dell'Informa Giovani di Milano per il mese di dicembre. Si è svolta dal 22 al 25 novembre NID Platform, la piattaforma della danza italiana, un'occasione di incontro tra compagnie, danzatori e compratori e operatori provenienti da Italia e resto del mondo. La piattaforma è stata realizzata grazie a contributi provenienti dal Ministero dei Beni Culturali per 100.000 euro, 200.000 euro, scusate, 260.000 euro dalla Regione Puglia, di cui 200.000 dal Fondo per lo Sviluppo Regionale, che sono fondi europei, che sono stati assegnati al Teatro Pubblico Pugliese. La piattaforma si è svolta nelle città di Brindisi e Lecce, ha ospitato 18 spettacoli dal vivo di altrettante compagnie italiane, alcune più note, altre meno note. Abbiamo già parlato di NID in passato, durante il processo, diciamo, di selezione. Ci parla di NID Platform la presidente di Federdanza Agis. Potete vedere il video cliccando qui. E altra nota da segnalare, lo dirà anche la Bernabini, la piattaforma NID Platform è nata grazie all'iniziativa di 16 operatori della distribuzione italiana riuniti in un raggruppamento temporaneo di operatori. Questi operatori fanno per la maggior parte capo ad ADEP, che è una federata di Agis Federdanza. Ci sono state anche, sono state segnalate anche delle, diciamo, delle ombre all'interno nell'organizzazione della piattaforma, soprattutto Cresco, il coordinamento delle realtà della scena contemporanea, ha segnalato alcune mancanze, come ad esempio i rimborsi esigui per le compagnie, per le persone coinvolte, appunto di 180 euro a persona, comprensivi delle spese di viaggio. Cresco ha segnalato la presenza solo di 83 operatori accreditati, e mentre sul comunicato ufficiale della piattaforma sono indicati oltre 100 operatori provenienti da Italia, Germania, Regno Unito, Francia, Repubblica Ceca, Spagna, Israele, Serbia, Belgio, Olanda, Polonia, Lettonia, Irlanda, Bosnia. Quello che potremo fare è verificare nel corso del prossimo anno quali delle compagnie hanno effettivamente avuto un riscontro con gli operatori e se effettivamente questa vetrina mercato è un sistema, è un meccanismo funzionale alla danza. Durante i giorni di NID si sono svolti anche gli stati generali della danza, in cui è intervenuto anche Salvatore Anastasi, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del MIBAC, che ha risposto alle domande dei presenti, quindi degli operatori e dei distributori del settore della danza. In particolare si è parlato della ormai auspicata revisione dei decreti del 2007, che da tempo appunto si chiede di riformare alla luce dei necessari cambiamenti che tengano conto dei mutati contesti territoriali. Si è parlato di nuovi meccanismi di sostegno, ad esempio alle residenze, che sono qualcosa che esiste ormai da anni, che ad esempio in Puglia sono molto praticate, però appunto di finanziarle a livello centrale, a livello ministeriale. Una nota che proviene sempre da Cresco, coordinamento delle realtà della scena contemporanea, è la necessità avvertita da Cresco ma anche da altre piattaforme di questo settore di affiancare Agis Federdanza
nelle trattative con gli enti pubblici, in questo caso con il Ministero. Dice Cresco: non vi è dubbio che negli ultimi anni Agis Federdans abbia attuato una forte operazione di rinnovamento, ma ciò non toglie che rappresenti solo una parte della scena italiana e che molte delle strutture del contemporaneo si siano date forme di rappresentanza nuove, trasparenti e che hanno prodotto piattaforme almeno altrettanto avanzate. Quindi Cresco chiede anche, naturalmente, leggiamo tra le righe che propone se stessa come ulteriore interlocutrice, chiede che il Ministero ascolti una pluralità di soggetti e non soltanto Agis Federdanza. Cambiamo pagina e andiamo a Cosenza con Viva Performance Lab, un progetto nel quale siamo stati direttamente coinvolti e che ci fa piacere, di cui ci fa piacere parlare. Intanto potete vedere il video, una breve video intervista qui, cliccando qui. Viva Performance Lab è sia un evento internazionale di performance, sia un forum di dialogo e progettazione culturale, ma anche un laboratorio di educazione alla performance e all'arte contemporanea. E l'aspetto interessante è che coinvolge appunto fondi europei, la città di Cosenza, la regione Calabria, l'Università della Calabria e il MAXI, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma. In particolare siamo stati coinvolti nel Forum della Cultura, che è stato ideato dal Comune di Cosenza e che ha coinvolto per 5 giorni in incontri informativi, a giornate di approfondimento, eccetera, eccetera, 35 realtà culturali indipendenti di Cosenza per provare a, diciamo, creare momenti di creatività collettiva buttare lì delle idee per affrontare attraverso il metodo della progettazione partecipata la possibile creazione di una nuova agenda culturale, agenda creativa per l'intera città e con questo anche la possibilità di creare un nuovo centro per le culture nella città di Cosenza. Il più famoso dei programmi di sostegno al settore educativo e formativo dell'Unione Europea, cioè Erasmus, è in forte crisi, sono infatti venute a mancare le certezze per il rifinanziamento totale, insomma, del programma per il 2013 e non solo, anche le certezze del finanziamento per il 2012, quindi potrebbe essere che alcune delle borse assegnate vengano ritirate. Questa è una questione su cui la Commissione sta valutando in da farsi. Il secondo problema che naturalmente pone un'ulteriore difficoltà a questo processo è che le trattative del 22-23 novembre per il bilancio settennale 2014-2020 sono fallite, nel senso che gli stati membri dell'Unione Europea non si sono messi d'accordo e quindi hanno rimandato ai primi di gennaio un'ulteriore discussione. L'ultima notizia dall'Europa riguarda l'Ungheria e in particolare ciò che è successo negli ultimi giorni in seguito alla recente crisi di Gaza, e cioè che un esponente del partito Jobbik, un partito di estrema destra che all'ultima elezione però ha preso ben il 16% dei voti, ha le dichiarazioni che questo esponente Giongiosi si chiama, ha fatto sugli ebrei presenti sul territorio ungherese. Dalle sue parole, io penso che questo conflitto renda necessario contare e registrare la popolazione di origine ebrea che vive qui, in Ungheria ovviamente, e che pone un rischio di sicurezza nazionale all'Ungheria. Questi ebrei dovrebbero essere valutati per il potenziale pericolo che loro pongono, ha aggiunto Jobbik. Ora, naturalmente, lui si è beccato una causa da parte della comunità ebraica, anche perché prima, più indietro nell'anno, aveva dichiarato che la sua posizione negazionista nei confronti dell'Olocausto, ma il problema è un problema che riguarda tutta l'Europa e riguarda in particolare quei paesi che, come l'Ungheria, provengono da una tradizione ex comunista e che sono entrati molto velocemente in un contesto molto diverso che quello dell'Unione Europea. Quindi
Il Parlamento si sta muovendo, soprattutto i gruppi di centro-sinistra e i Verdi, e stanno tenendo sott'occhio il governo ungherese, e in particolare stanno già, diciamo, accusando di mettere a rischio i valori al cuore dell'Unione Europea, i valori della democrazia e dei diritti umani. Anche la Commissione europea, che è diciamo, la guardiana dei trattati dell'Unione, sta appunto chiamando l'Ungheria ai suoi doveri, soprattutto per quanto riguarda le leggi che ha emanato sul controllo dei media e sulla protezione dei dati, ma anche in un provvedimento recente in cui l'Ungheria avrebbe voluto, diciamo, prepensionare ben 200 giudici per far entrare giudici più giovani e naturalmente più vicini alle posizioni del governo. Quindi questo è un caso, quello ungherese, che è abbastanza grave nell'Unione Europea, che naturalmente non è l'unico, ma è il più eclatante. Ci sono anche altri paesi, la Bulgaria e la Romania, entrate più di recente, che pongono problematiche di questo tipo. L'Unione Europea sta vigilando nei suoi due organi principali, che sono il Parlamento Europeo e la Commissione Europea, e naturalmente vi informeremo su eventuali provvedimenti o sviluppi di questa situazione. L'ultima notizia del numero riguarda l'appuntamento ormai usuale con l'Informa Giovani di Milano. Cliccando qui potete vedere il video e ascoltare le proposte che arrivano per il mondo del lavoro e dell'associazionismo e del tempo libero rivolte ai giovani. Ciao, a presto!